stamattina la cerimonia di apertura della IF Champions League in calendario da oggi a domenica in Turchia. Primo un girone all'italiana, sperando che la stessa definizione del sistema di qualificazione alle finali porti bene all'unico team iberico tra venerdì e sabato, poi le due finali previste per domenica, quella più gloriosa per il primo posto e lo scudo riservato ai futuri campioni europei, dall'altra di consolazione per definire il podio. Sarà un weekend da tour de force per i giocatori biancorossi del Vicenza Calcio amputati in una stagione difficile per tutti a causa pandemia, ma carichi a molla. Sono sbarcati giovedì in un aeroporto del sud di Turchia, in una città ai confini con la Siria, e soprattutto con il sogno di andare a caccia del titolo europeo dopo tre raduni di allenamento e il primo raggruppamento di campionato italiano andato in scena nel 2021. Irto di ostacoli, barriere che i giovani e gli uomini del Vicenza sono comunque abituati a triplare, allenandosi spesso da soli, con sedute in videoconferenza, con anche durante i mesi di restrizioni.